io voglio solo presentare i relatori. C'è Sergio Meda, che è stato redattore della Gazzetta dello Sport, probabilmente gli appassionati lo conoscono bene. È già stato Giuno Novato, perché avevamo già fatto un incontro in libreria. C'è Giuseppe Frangi, perché è presidente dell'Associazione dei Testori, perché il libro fa un parallelo interessante tra testori e vittoriani, a partire dal primo libro, mi pare, della narrativa, è Dio di Rosario, che è del 51. A me è piaciuto molto e mi ha intrigato molto. Abbiamo Marco, figlio di Toriani, che ha partecipato con il papà a molti giri e quindi ha avuto un'esperienza diretta. E poi abbiamo Sergio Giuntini, che io sono molto contento di poterlo presentare, perché lui è sempre stato un appassionato della storia dello sport, ma a me, che mi ha sempre entusiasmato, insomma, che lui parte da Novate. Novate è un microcosmo dal quale si può poi gettare uno sguardo anche sulla storia più generale. A me questa roba qui piace, perché uno è un punto di vista, non può partire da se non dal suo contesto, dalla sua storia, insomma. Grazie, buonasera a tutti. C'è una sedia in più. Sì, bene. Vedremo, lasciamola. Sono contento di presentare questo libro, perché oltre alla stima che ho, mi ha sempre unito a Sergio per il lavoro di storico dello sport che lui ha fatto con grande passione, ma anche con grande attenzione filologica, per cui questo è un libro non è solo di storia dello sport, ma è, come è stato accennato, è un po' una storia che, partendo da un microcosmo, quello di Novate, poi diventa anche una storia nazionale, anche, no? Ha un respiro nazionale, perché hanno un respiro nazionale i due personaggi che si incrociano tra queste pagine, cioè Vincenzo Toriani e Giovanni Testori, che sono due che sono sempre rimasti allegati a Novate, anche se poi oggettivamente la loro biografia è stata risucchiata da un contesto molto più ampio, no? Però il legame con Novate è sempre rimasto fortissimo, mai rinnegato e sempre riaffermato in ogni situazione possibile. E il pregio di questo libro qui è la ricostruzione storica che viene fatta, anche molto appassionata, molto documentata, con tanti stralci di articoli, di interventi antologizzati dalla storia, che sono, come dire, che contestualizzati e inseriti in questo contesto, rendono vivo anche la narrazione, no? Sembra proprio di essere, non è più un passato, ma è un presente che viene rivissuto. E poi l'altra cosa che magari, appunto, è il punto da cui chiederei magari a Giuntini su cui ragionare, su cui parlare, è questa unione tra il tema della cultura e il tema dello sport, questo incrocio, questo intreccio che avviene sempre, che accade, per cui la storia dello sport, il vero sport, il grande sport, si incrocia, si intreccia, si intrecciava perlomeno, oggi non so più se è così, con la cultura. Quindi la cultura che si alimentava dello sport, ma lo sport che cercava anche, basta pensare a due personaggi, appunto, come Testori, Pasolini, ma poi c'è anche stesso Gianni Brera, che è, come dire, ai confini tra giornalismo e letteratura, Arpino, pensiamo, così via. Quindi, diciamo, questo incrocio così intenso tra cultura e sport, in cui i due mondi si alimentavano l'un l'altro, no? Perché un libro come quello di Testori è grande letteratura, ma è grande letteratura che si alimenta da una conoscenza, da una frequentazione dello sport, non solo da una conoscenza. E questa è una frequentazione non solo dal punto di vista della conoscenza agonistica, ma proprio delle dinamiche umane, quindi anche di tutto ciò che origina la scelta di una persona nel darsi, nel buttarsi nello sport, no? Quindi, ecco, chiedevo proprio a Giuntini, che so che è un po' uno dei suoi attenzioni maggiori, cioè quello sempre di guardare lo sport come un fatto di cultura e quindi di andare a cercare nella cultura questi riscontri dello sport. Quindi, e in questo libro avviene evidentemente in maniera molto forte. Sì. È vero, io mi sono occupato molto dei rapporti, per esempio, tra letteratura e sport, perché apparentemente gli intellettuali, gli scrittori,
tendono a dare un'immagine di sé come di uomini lontani appunto dalla cultura o cultura dello sport. Ma poi non è così. L'esempio di Giovanni Testori è quello che abbiamo più vicino, insomma. Uno dei più grandi narratori italiani della seconda metà del Novecento, che esordisce in letteratura con un romanzo, un racconto lungo, a seconda di come lo si voglia definire, interamente incentrato sul ciclismo popolare, perché quello che racconta Testori è il ciclismo fatto proprio da gente che esce dalle viscere del popolo, ma con una costruzione di questo romanzo che denota una conoscenza, come diceva Frangi, molto attenta e precisa di ciò che racconta. Ci sono citazioni di Ugo Koblet, che è uno dei più grandi ciclisti del secondo dopoguerra, riferimenti a Benito Lorenzi, detto Veleno, un famoso calciatore dell'Inter di quegli anni. E anche tutto il racconto che ruota attorno a queste due figure, una del campione carnefice Dante Pessina e l'altra del gregario vittima sacrificale invece Sergio Consonni, è rappresentata attraverso una descrizione anche tecnica di come si corre, che appunto fa capire come questo non fu un romanzo scritto a tavolino o un prodotto, di laboratorio, ma fu un romanzo nato da una partecipazione viva, da un, amare quello che andava a descrivere, cioè il ciclismo delle periferie, il ciclismo fatto da società sportive di quartiere, di paese. E quindi questo è un esempio di come appunto la cultura si sia spesso incrociata, e sì, molto più di oggi, si sia incrociata con lo sport, anche se talvolta non lo dà a vedere. Se voi andate a rileggervi i Giri d'Italia dal 46 al 50, scoprite che le principali testate inviavano a seguire questi Giri d'Italia alcuni tra i più grandi narratori e poeti della seconda metà del Novecento. Testori ha scritto un romanzo sul ciclismo, ma a seguire in quegli anni, dal 46-47 in poi, il Giro d'Italia furono inviati Vasco Pratolini, Alfonso Gatto, La Ortese, Indro Montanelli, Enzo Biagi, Don Lorenzo Bedeschi, anche la Fallaci è andata. Anche Oriana Fallaci, che raccontavano il Giro d'Italia per raccontare che cos'era allora l'Italia, per raccontare il paese che veniva attraversato da questo grande romanzo popolare che è appunto il Giro d'Italia, attraverso anche una capacità visiva, di rendere l'Italia attraverso delle immagini scritte, ma questo è anche uno degli aspetti del Dio di Rosario. Infatti molti critici hanno visto proprio in questo romanzo soprattutto una grande capacità visiva, che probabilmente derivava a Testori dal fatto che lui era anche un grande appassionato e critico d'arte. E dicono che, per esempio, lui racconta questa corsa verso la morte di Consonni come se avessero attaccato alla ruota della bicicletta una telecamera per vedere e raccontare quello che accadeva durante questa corsa disperata. Quindi, ecco, sì, io credo che uno degli sforzi dovrebbe fare chi si occupa di sport, andando un po' oltre la cronaca, quindi o cercando di storicizzarlo
o di rileggere anche da un punto di vista sociologico, sia quello di rivalutare lo sport come un grande fenomeno culturale. Grazie. Grazie. Dopo veniamo più a alcuni contenuti del libro. Chiuderei dopo il giro con Marco Toriani e Raffaele, però prima voglio chiedere a Sergio Mela. Ma aver seguito, non so per quanti anni, il Giro d'Italia, quanti anni? Beh, 31. La capacità di narrazione del Giro è cambiata, l'ha vista calare, cioè ha sentito questa ricchezza che si è un po' perduta, e quindi perdendosi questa ricchezza si è persa anche una ricchezza che era poi un racconto del paese. Buonasera a tutti. Allora, molto sinceramente è scomparsa più che si sia smarrita, e purtroppo, avendo dovuto salutare Gianni Mura, io ho salutato l'ultimo che ne scriveva, anche se di giro non si occupava perché era sempre concomitante con altre cose tipo la Coppa dei Campioni o il campionato di calcio. Si è persa semplicemente perché a un certo momento lo sport è diventato un fenomeno ricco di, non di curiosità, ma di curiosismi, quindi di situazioni slabbrate che non hanno nessun senso ai miei occhi, perché io poi sono stato cresciuto con una impostazione molto rigorosa, per cui la Gazzetta dello Sport, nella quale io sono entrato nel 1973, era un posto dove si manteneva ben distinto l'atleta dall'uomo inteso come figura che non andava indagato nel suo personale. Non dimentichiamoci che la Gazzetta dello Sport, della vicenda con la Dama Bianca negli anni 50, scrisse soltanto due righe quando tolsero il passaporto a Coppi, che non poteva andare a Parigi al Vel d'Hiv a fare un inseguimento su pista. Ma non hanno mai parlato delle vicende private degli atleti. Poi arrivò Gino Palumbo e cambiò tutto. Marco Toriani, volevo chiedere, si scopre in questo libro il fatto che Novate è stato veramente un terreno di cultura, di cultura anche di talenti ciclistici, no? E quindi che Toriani nasce dentro un contesto in cui il ciclismo era il pane di tutti i giorni. C'era addirittura, non sapevo, una pista da corsa a bollate, no? Cosa oggi impensabile. Quindi magari se ci racconta un po' questo terreno su cui nasce la passione di suo padre. Certamente. Innanzitutto voglio dire che c'è anche presente mio fratello Gianni, che è maggiore di me, che si è occupato per un certo numero di anni della carovana pubblicitaria. E io mi sono occupato un po' della parte organizzativa, prima a fianco di mio padre, poi a fianco di Carmine Castellano, che è un grande amico mio ancora. Per quanto riguarda la domanda, Novate e Bollate erano i contesti. Io ho visto con molto piacere che ha citato il 1945-1946 come date focali, perché nel 45 abbiamo Antonio Greppi, sindaco di Milano. Antonio Greppi è un uomo, visto che si parla prima di grande spessore culturale, era un uomo di altissimo livello culturale, poliedrico, amante della letteratura, la teatro, la musica, e fece arrivare Toscanini, tanto per dire, a Milano, prima ancora di intervenire su altri centri nevralgici. E fu ucciso suo figlio in un agguato a Piazza Piola. Lo spinse a fare una manifestazione ad Angera, dove lui era stato amministratore ad Angera. E questa manifestazione fu del 45, fu ripresa dopo Giro, una manifestazione dopo il Giro si svolgeva a luglio, due giorni dopo la fine del Giro. Il 46 c'è l'esordio di mio padre, perché nel 46 si disputa questo circuito di circa 1500 metri a Bollate di notte, quindi ho visto con piacere che
che citava anche lo sforzo organizzativo della loro società ciclistica che faceva capo a Renzo Borroni, un industriale di Pollate, che aveva anche le risorse finanziarie, perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi, ci vuole anche la capacità di investire e di scommettere. Allora, arrivando mio padre, fu in quel momento lì si inserì proprio nel contesto della vita ciclistica, perché prima aveva organizzato delle partite di calcio a livello del San Carlo, aveva organizzato degli incontri del campanile in Svizzera. Io ho visto con piacere che ha citato tutto, è una miniera quel libro, c'è dietro tutto. E quindi passa al ciclismo in quel momento specifico. Ha citato anche il Palio di Sant'Ambrogio, che è stata una manifestazione podistica, perché mio padre la prima manifestazione che organizzò fu podistica. E in bicicletta, adesso che non vorrei far ridere qualcuno, ma io mio padre penso che le volte che abbia utilizzato di più la bicicletta era per andare da Penovate a Lambrate, dove stava mia mamma. Cioè non necessariamente chi organizza un evento sportivo come deve essere necessariamente stato uno sportivo, allora praticante almeno. Certo. Lui aveva giocato a calcio a Novate, nella società sportiva, è stato uno dei cofondatori anche della società sportiva di Novate, l'Unione Sportiva, e poi divenne anche una parte, divenne anche il pedale novatese, sì. Un'emanazione di quella. Poi cofondatore della Santa Cecilia, visto che parla anche della Santa Cecilia, del club alpino, insomma ha partecipato alla vita. Quindi per arrivare al ciclismo, lui ha iniziato proprio nel 1946 con questo circuito notturno di Pollate, dove tra l'altro lui attinse numerosi collaboratori che fecero parte del suo staff, proprio dall'abilità di questi di organizzare questo circuito. Adesso non voglio fare i nomi perché mi dilungherei. Poi dopo il legame sportivo con la vita sportiva di Novate va oltre il fatto ciclistico, perché lui affettivamente era legato, perché dal 1840 le radici erano novatesi. Ecco. Io sono contento perché anch'io abito a Novate, quindi è la stessa casa dove lui è nato. Certo. Grazie. Entrando proprio adesso, visto che siamo entrati un po' nel libro, cos'è il giro prima di Toriani e il giro dopo Toriani? Allora, il giro d'Italia prima di Toriani è già una cosa molto importante. Cioè, il giro d'Italia è la più grande manifestazione itinerante del paese. Tra il 1909 e il 1940 è un prodotto, una creatura di Armando Pugnier, che è una figura molto interessante. È però ancora evidentemente un ciclismo semi-eroico nel senso che lo stato delle strade, l'estrazione sociale dei ciclisti, quasi tutti di origine contadina, le difficoltà anche materiali di dare vita a una struttura così complessa come quella del Giro d'Italia fanno sì che sia, come dire, una importantissima manifestazione con ancora però delle caratteristiche, diciamo, semi-artigianali. Il passaggio al ciclismo e al Giro d'Italia del secondo dopoguerra è quello appunto che con l'assunzione dell'organizzazione del Giro d'Italia da parte di Vincenzo Toriani, che inizia nel 1946 affiancando Pugnier e che diventa invece in prima persona dal 1949 fino al 1991, quindi un tempo lunghissimo, traghetta sostanzialmente l'Italia da un'Italia post bellica della ricostruzione a un'Italia che attraversa il boom e che arriva fino sostanzialmente all'Italia della Prima Repubblica. Toriani è molto importante in questo percorso perché è un grande modernizzatore.
è un uomo che, come dire, ha una grande capacità creativa, sa di organizzare un prodotto che deve essere modificato, che non può rimanere sempre tale, che deve mantenere sì una sua, diciamo, un suo ancoramento alla tradizione, ma deve anche guardare al futuro, e quindi la sua capacità è appunto quella di introdurre all'interno di questo romanzo che si tiene in Italia tutti gli anni tra maggio e giugno tutta una serie di nuovi accorgimenti che lo rendono sempre più accattivante, che ne fanno uno spettacolo, un grande spettacolo popolare, perché il Giro d'Italia, secondo me, molto più dell'altro grande prodotto nazionale che è il calcio, ha delle profonde e continua ad avere delle profonde radici popolari. Grazie. Sergio Meda, per completare il discorso, perché poi il grande attu del Giro d'Italia è che c'è la Gazzetta dello Sport, cioè che è un giornale che lo promuove, no? Quindi questo, no, non so quanto c'entri Toriani in questo o quanto sia decisivo. Chiaramente Toriani e la Gazzetta sono un connubio inscindibile, nel senso che per i famosi 43-42 anni in cui è durato quello che qualcuno ha chiamato un potentato, in realtà Toriani incarnava la figura del patrono. Il patrono è decisore unico, non ha bisogno, se non dopo essersi confrontato con le varie situazioni dei settori, ma prende in prima persona e assume sempre su di sé la responsabilità. Ovviamente tutto questo doveva andare d'accordo con la direzione del giornale, perché di fatto la Gazzetta dello Sport è sempre stata alle spalle dell'organizzazione, ma come giornale non ha mai organizzato se non in anni molto lontani. Quindi c'è stato un cambio di paradigma sostanzialmente rispetto alla funzione organizzativa, tanto che Toriani ha avuto una società a parte, poi è rientrato nell'orbita RCS. E ci sono tante storie che per fortuna vanno tutte nella stessa direzione. La cosa paradossale, secondo me, è che la svolta del ciclismo, che dal 1954 cambia faccia perché arrivano gli sponsor non più tecnici, una volta solo le case ciclistiche o chi aveva a che fare con la componentistica poteva sponsorizzare. Con l'avvento di Fiorenzo Magni, la Nivea Fuchs, questo abbinamento per la prima volta, casa ciclistica comunque obbligatoria, ma anche un extra settore, nel caso una crema come tuttora esiste, anche se devo dire che quando abbiamo cercato di festeggiare con Nivea i 50 anni della creatura, la risposta è stata no, non ci interessa perché noi guardiamo avanti, il passato non ci riguarda. E questo mi fa pensare che alcuni manager siano del tutto incapaci e indecisi. Perché non so, sembra che uno debba rinnegare qualcosa, no? È la storia che parla per te e per quello che fai. In ogni modo, Toriani poi ha usufruito all'inizio benissimo di questo cambiamento e poi soprattutto dell'avvento della televisione che ha portato nelle case il ciclismo che prima era la radio, era il racconto, era la suggestione, ognuno viveva attraverso l'etere queste emozioni. E la devo dire, al di là di Sergio Zavoli, che è stato assolutamente fondamentale per portare nelle case la famosa cultura non solo del sono contento di essere arrivato uno, peraltro era una frase che dicevano in tanti in quel momento, quelli che vincevano quantomeno. Sicuramente poi però la televisione ha distrutto un po' il ciclismo, ne ha tolto il mito, nel senso che facendo vedere nei minimi particolari, oggi addirittura si fa vedere il ciclismo e il Giro d'Italia dalla prima pedalata fino alla fine della tappa e poi tutto il giorno, ma c'è un perché molto semplice: costando un sacco di soldi il giro, se tu occupi 11 ore di trasmissione su una rete Rai, ammortizzi l'investimento. È inutile che facciano gli spiritosi dicendo ah che bello, vi facciamo vedere il giro dall'inizio alla fine. La realtà è che il giro dall'inizio alla fine, se non in casi rari,
è una solenne menata, nel senso che è una cosa noiosissima. Sergio, mi permetto di intervenire. Purtroppo io la penso così. Lui ha seguito sempre dalla parte della scarpa stampata e giustamente difende, diciamo, questa, diciamo, nobiltà che è la parte espressa. No, qui non c'è nobiltà, qui c'è che dall'inizio alla fine è una menata, nel senso che è noiosissimo. Sì, ma io adesso voglio dire semplicemente che di farlo no, io voglio semplicemente dire che andrebbe tutto riportato al discorso che facevo all'inizio il dottor Frangi. Come aveva detto all'inizio Frangi, io ho cercato di, come dire, creare un contrappunto tra storia locale e storia nazionale, avendo come elemento di raccordo una figura come quella di Vincenzo Toriani, che si presta molto a questo tipo di dialogo, perché Toriani, oltre a essere conosciuto come grande organizzatore sportivo, ha una storia personale, un vissuto estremamente interessante anche da un punto di vista politico. È un cattolico militante che si forma durante il fascismo e quindi già durante il fascismo, frequentando il Collegio San Carlo e poi l'Università Cattolica di Milano, entra in contatto con tutta una serie di figure estremamente rappresentative del cattolicesimo lombardo e nazionale. Qualche esempio: conosce Alberto Grandi, che sarà presidente dell'ENI, una figura importante del cattolicesimo lombardo, perché essendo entrato in contatto con padre Davide Maria Turolto e con Enrico Mattei, viene inserito da loro all'interno dell'organigramma del Fronte della Gioventù di Eugenio Curiel, che è quella grande esperienza giovanile che inizia durante gli anni del fascismo con la Repubblica Sociale Italiana e poi prosegue nell'immediato secondo dopoguerra fino al 1947, di una organizzazione giovanile unitaria che tenesse insieme tutte le anime politiche del paese, l'anima cattolica, l'anima socialista, l'anima, diciamo, comunista, l'anima liberale. E Alberto Grandi è inserito all'interno del Fronte della Gioventù Milanese e partecipa attivamente alla resistenza all'interno delle squadre di azione patriottica come responsabile del movimento giovanile democristiano. È una figura con cui Toriani ha molti rapporti. Toriani è stato segretario di Giuseppe Lazzati, un'altra figura importante del cattolicesimo lombardo e milanese, presidente della Gioventù di Azione Cattolica, poi membro della Costituente, eletto nelle elezioni del 1948, nel 1968 rettore dell'Università Cattolica. Alcune riunioni di Lazzati della Gioventù di Azione Cattolica si tennero a Novate nella casa di Vincenzo Toriani per evitare di tenerle a Milano, che era sottoposta a dei grandi bombardamenti alleati e quindi era più pericoloso svolgerle lì. Toriani entra in rapporto con un'altra figura interessante, quella di Gianni Riccardi. Gianni Riccardi è un giovane cattolico, lui entra in contatto con lui frequentando Azione Cattolica, che parteciperà alla resistenza. Suo padre, Ludovico Riccardi, era il direttore amministrativo del giornale L'Italia, l'attuale Avvenire. E sempre durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana
Riccardi fa trasferire le rotative del giornale L'Italia presso la casa parrocchiale di Bollate. Questa cosa, la vicinanza tra Bollate e Novate, metterà in rapporto Toriani con Gianni Riccardi, che poi, partecipando alla Resistenza, verrà internato nel campo di sterminio di Flossenbürg e lì morirà nel gennaio del 1945. Quindi questo è il contesto. Il momento successivo in cui Toriani entra in rapporto con altre importanti figure del movimento cattolico nazionale è poi quando fugge dall'Italia con la Repubblica Sociale Italiana per evitare di combattere nella Repubblica, con l'esercito della Repubblica Sociale, espatria, come fanno migliaia di italiani, in Svizzera, viene internato in un campo di raccolta a Rapperswil e lì entrerà in contatto ad esempio con Amintore Fanfani, perché erano vicini di Branda, con il futuro presidente della Repubblica Luigi Einaudi, che organizzavano i convegni, certo, per creare la cassa dirigente. Sì, sì. E durante questo periodo di esilio in Svizzera, Toriani farà le sue prime importanti esperienze organizzative, ovvero darà vita a tutta una serie di iniziative solidaristiche per tenere, come dire, uniti i gruppi di esiliati in Svizzera. Organizzerà delle giornate, venivano chiamate giornate del campanile, che servivano a fare ritrovare i vari esiliati che erano dispersi nei vari campi di internamento. E ad esempio nel gennaio del 1945 organizza un raduno di tutti gli italiani, anzi i novatesi che erano espatriati in Svizzera, e li farà ritrovare in un momento comunitario. Erano le serate del campanile. Le cosiddette serate del campanile. Quando invece rientra in Italia, perché Toriani rientra, aveva dei rapporti stretti da Lugano con il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e quindi ottiene rapidamente i documenti per fare il suo rientro in Italia. Lui rientrerà a Novate il 28 di aprile del 1945. Tutte queste esperienze che aveva sviluppato in Svizzera faranno sì che venga identificato, individuato come uno dei giovani cattolici a cui occorreva, come dire, dare prova delle capacità che avevano sviluppato durante questo periodo di antifascismo, perché Toriani è un antifascista dichiarato, e questo sarà uno dei motivi che porterà Lazzati, Luigi Getta, con cui lui avrà o meno avrà dei avrà dei rapporti talvolta, come dire, anche conflittuali, a candidarlo comunque a svolgere delle importanti funzioni all'interno del, diciamo, sistema sportivo nazionale che stava per rinascere. Perché ad esempio una cosa molto interessante che ho trovato è che nell'aprile 1947 si decide, il sottosegretariato di Stato da cui dipendeva lo sport in Italia nell'immediato secondo dopoguerra, di riscrivere lo statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, perché lo statuto del CONI era stato riscritto dal fascismo nel 1942 ed era quindi uno statuto fortemente influenzato, diciamo, dalla politica fascista e anche dalla politica razziale fascista, perché uno degli articoli di questo statuto del CONI fascista era ad esempio orientato a sviluppare la pratica sportiva per il miglioramento della razza. Quindi nell'Italia dell'immediato secondo dopoguerra c'è la necessità di cancellare questo statuto del CONI e di scriverne uno nuovo.
e si deve formare una commissione che si occupi di questa riscrittura, e tra i componenti di questa commissione figura anche Vincenzo Togliani, insieme a Luigi Getta, a Savarese, a Saletti, a Nicolai. E Togliani è la figura più giovane, perché gli altri erano, come dire, esponenti cattolici con più anni alle spalle e anche più esperienza, ma si volle subito inserire anche Giovanni Togliani e Vincenzo Togliani, il che fa capire come ormai fosse, come dire, considerata una figura di riferimento del cattolicesimo per i problemi dello sport. Un altro aspetto che io sviluppo nel libro è l'ipotesi, perché si trattò di una semplice ipotesi, ma un'ipotesi che doveva, come dire, realizzarsi, poi non ci si arrivò, di possibile sostituzione dopo le Olimpiadi di Roma del 1960 del presidente del CONI, che allora era Giulio Onesti, con Vincenzo Togliani. È stato un tentativo bloccato da un gioco, diciamo, di correnti all'interno della Democrazia Cristiana, fu del fuoco amico che bloccò Togliani, nel senso che Giulio Onesti aveva dei rapporti molto stretti con Giulio Andreotti, e dopo le Olimpiadi del 60 Onesti incominciava a sembrare una figura un po', come dire, che aveva monopolizzato troppo lo sport, in particolare la presidenza del CONI, e lo si intendeva sostituire con un'altra figura. E all'interno della Democrazia Cristiana la figura che era stata identificata era stata quella di Vincenzo Togliani. Vuol dire qualcosa? Certamente il quadro è complesso. Sì, molto complesso. Io ammiro, perché ha fatto un'opera di ricostruzione veramente precisa e difficile anche da ricostruire a distanza di anni. Io, certi personaggi che tu o lei ha citato, sono personaggi tipo il Alberto Grandi, che veniva a cena a casa mia, Lazzati, che quando io ero iscritto alla Cattolica poi era rettore, mio padre una serata l'ha invitato a casa mia, cioè potrei continuare, perché questi argomenti venivano poi affrontati. Certamente si cita quello che è la vita della politica milanese, che era molto differente dalla vita politica della DC e anche degli altri partiti romani. C'erano proprio delle differenze abissali, per cui Getta era espressione di una politica, e neanche c'è una corrispondenza. Adesso mi riallaccio a quello che ha detto Sergio Meda, perché ha scritto un bellissimo libro, Sergio Meda, che parte dalle sponsorizzazioni da Fiorenzo Magni, e quindi la posizione di mio padre all'inizio era quella di voler entrare nello sport, come ha detto giustamente, di un professionista, un dirigente sportivo che voleva entrare per contare di più nell'ambito dell'ambiente politico, quindi istituzionale. Questa è una strada che trovo bloccata per fuochi amico, per varie questioni. Altrimenti abbiamo perso per strada mio padre su un'altra... probabilmente a quest'ora avrei dovuto parlare a Roma, non a Novate Milanese. Questo è stato una cosa, una felix culpa, diciamo, in questo senso. Ma per arrivare a quello che ho detto prima, la sua visione dello sport era veramente complessa, perché da una parte vedeva il movimento sportivo di base, Riccardi, tutto quello che è l'associazionismo sportivo, che non era solo CSI, ma c'erano tutte le altre varietà di movimenti sportivi che non erano cattolici, certo. Cioè che erano l'alternativa al CONI. Il CONI, come ha detto giustamente il professor Giuntini, veniva da un'ottica egemonica
che poi è continuata negli anni. Ancora oggi. Ah, l'ha detto lei. No? La visione non poteva coincidere, perché le più grandi battaglie mio padre l'ha fatte con il CONI e con le federazioni, certo. Anche con le federazioni internazionali, perché sono organismi cooptativi e non rappresentativi, cioè non vengono spesso da processi elettivi, ma vengono da personaggi che vengono più che altro cooptati, quindi catapultati nei vertici. Vabbè, questo adesso succede nella politica ormai. Sì, ma il CIO è così. Però adesso questo difetto è diventato anche della politica. Della politica con la P maiuscola, perché si è persa quella con la P maiuscola. Dei Gasperi, dei Mattei che ho citato, certo, prima. Quindi, arrivando, perché sennò perdo il filo, mio padre vedeva lo sport di base e poi lo sport professionistico, dove si è dedicato una vita per lo sport professionistico, con delle logiche, con le dinamiche diverse. Perché dice lo sport professionistico è l'arrivo di sponsor, eccetera. Non deve dipendere dalla giocata del tutto calcio, non deve dipendere dal CONI, non deve dipendere dall'assistenzialismo dello Stato. Deve poter attingere, magari con agevolazioni su diversi piani, deve attingere alle risorse che sono quelle della pubblicità. Ecco perché si trovò allineato nella Lega Ciclismo Professionistico e con l'ottica dello professionismo, che deve avere delle risorse che attingono anche al mondo commerciale. Le prime carovane di un certo peso con grosse aziende le fece mio padre, e lì il discorso si allargherebbe, anche perché ci sarebbero delle analogie con quello che allora era il piano Marshall, la spinta che ebbe questo piano, cioè investimenti pubblicitari che arrivavano da grosse aziende, cioè la Metro Goldwyn Mayer, che per esempio arrivò con un carro che aveva un leone, vero leone, un circo dentro in una gabbia, per proporre l'industria cinematografica americana. Qui il discorso si rilascia con una cultura trainante che era quella di Hollywood, dell'America, della Coca-Cola, dell'agro prodotti di consumo, e era un mondo di riferimento che oggi purtroppo, mi riallaccio a quello che ho detto prima, se si pensa che non solo in Italia non si insegna nelle università della comunicazione Marshall McLuhan, uno dei capisaldi, ma in America non si insegna più greco e latino nelle università. Questo è il problema, cioè qui dobbiamo cercare di quindi fino a una certa epoca lui non sapeva ancora se il futuro suo sarebbe stato dentro in un settore, cioè nella direzione dello sport nazionale, oppure quello di diventare un organizzatore professionista come è stato, fondatore della prima Lega Ciclismo Professionistico. E Sergio Meda qui sa le battaglie che sono state fatte per affermare l'autonomia. Mai ritrovata. Come? Che non è mai il microfono. Passa il microfono. Purtroppo l'autonomia è una cosa che si conquista se tu hai la possibilità di aggredire certi meccanismi. Purtroppo hanno sempre fatto finta, la federazione ha sempre fatto finta di ammettere l'esistenza di una Lega che era a misura esclusiva della federazione stessa, è una sorta di spin-off, ma non c'entrava niente. Cioè, ci sono delle logiche che il professionismo purtroppo ha messo in piedi che non erano accettabili nella realtà italiana, sostanzialmente, che è fortemente conservatrice, insomma, in tutti o quasi i suoi esponenti. Tenga il microfono. Torniamo sulla persona Torriani. Com'era lavorare con lui? Allora, io l'ho vissuto da prima come giornalista della Gazzetta, che aveva sicuramente un buon rapporto con lui, anche perché in occasione del 1974, quando finalmente il paese si accorse che esistevano le regioni, che sono state fatte in quell'anno, io andai al seguito, nei preliminari di quel giro, andai a parlare con i presidenti di regioni e feci delle pagine in cui si raccontava come poteva essere lo sport, il ciclismo e non solo,
E quindi andai in giro. Allora, andare in giro con Vincenzo Toriani era pazzesco, nel senso che non esistevano orari la mattina, la sera, cioè, anche perché lui, non sopportando l'idea di andare in giro in aereo, perché non era nelle sue corde, lui aveva un autista fedelissimo, ex contrabbandiere di spalloni in Italia-Svizzera, che quindi sfuggiva molto bene anche ai carabinieri quando era il momento, e si andava in giro con situazioni del tipo ti lascio giù a Firenze, noi andiamo a Roma, poi a Napoli, poi ti veniamo a prendere a Firenze tra 7 ore. E dice, ma come fate? No, ce la facciamo. Perché partiva, quindi c'erano degli incontri paradossali. Non c'erano gli autovelox. No, vabbè, è chiaro che questo qui che faceva anche lo spallone in macchina, quindi faceva il contrabbandiere, andava verso i 180-190 come regola sostanzialmente. Teniamo presente che comunque l'autostrada c'era solo quella del sole, c'è poco traffico. Altro, sì, poco traffico. Allora, persona con un'amabilità a tratti, come dicevo io, perché è capace di arrabbiature, volevo dire un altro termine, ma arrabbiature ci sta, e anche di pensieri delicati, perché poi ogni tanto si rendeva conto di essere eccessivo, di pretendere, per cui si cercava di farsi perdonare. E quando uno diceva, ma scusa, basta che tu mi dica grazie, Vincenzo, va bene, no? No, no, ma io ti ho sfruttato, una volta mi ha detto ti ho sfruttato, ma dico, guarda, io non mi sono sentito tuo schiavo, per cui non mi hai sfruttato. E va bene così. Per il resto aveva ovviamente un grande senso della famiglia e anche molta, come dire, posso dire che si sentisse anche in debito, nel senso che la famiglia era sacrificata, cioè il lavoro, pure aveva il vantaggio di avere l'ufficio a 37 metri da casa sua, quindi 40. E quindi poteva anche dire, però era più le volte che dicevano non vengo a cena, non, cioè loro lo vedevano pochissimo. Insomma. Faceva economia di trasferta. Vabbè, però in ogni caso devo dire come papà l'ho vissuto bene, nel senso che aveva a cuore le situazioni, anche perché aveva una moglie assolutamente comprensiva, anche troppo in certe situazioni, nel senso che probabilmente poteva ogni tanto tirargli anche un po' le orecchie, ma non lo faceva mai. C'era un grande senso di coesione anche nell'ufficio, perché stiamo parlando di una situazione in cui in via Vitruvio a Milano c'erano una 7-8 persone e facevano tutto, facendo i salti mortali. Teniamo presente che il telefono era qualcosa che funzionava con due linee, le famose cose di bacchelite verde, due linee, erano perennemente occupate. E lui non aveva una linea rossa tipo quella che c'era tra Cremlino e Washington. Per cui in assenza di cellulari o altri strumenti si viaggiava molto, come dire, a vista. Ed era tutto molto complicato. Però devo dire che in questo senso non la fortuna, che peraltro gli è stata addebitata, è storica la storia dello stellone di Fortunatissimo, non è vero, cioè era un uomo che azzardava il giusto ed era ricompensato proprio perché azzardava senza esagerare. E c'era un campione che era nel suo cuore? Allora, i campioni erano in funzione del giro. Io ho visto giri almeno 7 disegnati su Francesco Moser, che ha vinto l'unico che era disegnato per un altro. Quindi è inutile mettersi lì e pensare che... perché ci sono delle logiche legate al giornale. È chiaro che le tirature dipendevano, cioè Gimondi è uno che ha fatto superare il milione di copie quando ha vinto il Mondiale di Barcellona. Gimondi era ovviamente un culto anche all'interno del giornale, quindi i direttori si affiancavano a queste situazioni. Quindi il gioco era anche, come dire, orientato strumentalmente, senza fare delle situazioni di favoritismi. Però è chiaro che, per esempio, gli scalatori si lamentavano che avevano troppe poche tappe a loro favore, mentre invece i cronomen erano agevolati. Poi c'era sempre la zona neutra, cioè i velocisti che avevano diritto ad avere almeno 5-6 tappe per loro. C'erano degli equilibri delicati, esistono tuttora, non è cambiato niente. Però c'è di buono una cosa, che era, secondo me, un mondo che andava a 35 all'ora, oggi si va a 200 all'ora,
e c'era rispetto anche per i ruoli, le competenze, le persone, e quindi era un artigianato fine, come lo chiamo io. Cioè, scusa, no, l'ultima domanda che faccio, ed è un artigianato anche disegnare il giro tutti gli anni? Beh, vuol dire mettere insieme interessi contrastanti. Ma pensate solo come si fa a disegnare. Una volta si arrivava in una località di tappe e si ripartiva dalla stessa località. Oggi si fanno magari 70, 80, 200 chilometri di trasferimento da una tappa all'altra. Questo vuol dire... Allora, c'era il mio amico e maestro Mario Fossati che diceva: il giro è un'intelligente ricucitura di assegni, ma non di assegni sotto banco, e che bisognava onorare soprattutto il budget, perché senza quello non si andava da nessuna parte. Lì mi riallaccio, se mi permetti, al libro del professor Giuntini, quando cita Gianni Brera, quando cita che, perché mentre Zavoli ha fatto un... costruito un po' l'immagine di Ottoriani quasi come un comandante di una nave tipo Orazio Nelson, eccetera, no? Invece cita l'Arcimato di Gianni Brera, dove lui dice: lui tutto sommato viene da quella schiera di ragionieri dove c'è questo retroterra del pensiero economico di Talete di Mileto, ed è bella perché è l'incipit del libro, mi è piaciuta molto perché è quello che è lo spunto che ha dato poi respiro a tutto l'apertura culturale del libro, e poi si spinge fino a Pasolini, si spinge fino a Guareschi, si spinge quasi fino al neorealismo di Zavattini. Sì. Cita il neorealismo per il pugilato. Certo. Ma direi che si potrebbe... Siamo tornati a dove eravamo arrivati, dovevamo partire. Prego, prego. Brera fa anche, io cito molto spesso Brera perché ha una produzione sterminata, cioè chi si occupa di sport ha gioco facile attingere all'enciclopedismo di Brera. Chiudo con tre righe di Cannavò quando morì Toriani, che riassumono quello che ci siamo detti. La grandezza di Toriani trova la sua dimensione storico-sportiva nella capacità di legare il giro alla madre terra che lo ha generato. La madre terra che lo ha generato è l'Italia, quindi legare il giro al paese che lo ha generato. Si potrebbe andare avanti, però questa qui è l'intuizione geniale che ha realizzato Toriani. Grazie a tutti.